Hello amici di G4 Gamers, eccoci qui, io sono Bergaman e questo è il nuovo episodio di Duke Nukem 3D. Questa è una versione rimasterizzata, potete trovarla disponibile nel negozio di Steam, mi sembra al di sotto dei 10 euro, un prezzo molto accessibile. E, appunto, faremo questo episodio oggi, questo gameplay, dove affronteremo la scena di Los Angeles Meltdown. E lo metterò a difficoltà semplice perché semplicemente non sono una cima. E iniziamo. La voce di Duke è eccezionale. E iniziamo questa puntata di Retro Gaming. E vediamo cosa ci aspetta. Io perlomeno ricordo di aver giocato a questo videogame quando ero veramente piccolo, e rigiocarlo è un'emozione, insomma. Ecco qui gli alieni che mi mancavano molto. Vediamo, qui ci sono munizioni. Oltre, oh, sono mostri dalle fiamme, ma li facciamo fuori in un attimo. Bam. Ok, vediamo dove andare. Ok, quando trovate delle fonti d'acqua, Duke, cliccando col tasto destro, sarà in grado di rigenerare la propria vita. Procediamo. Oh, là. Eccoci qua, un po' più di nostri del solito. Ehi, vediamo un lissù che ci spara felicemente. Ma felicemente lo uccidiamo. Vediamo un po'. Ah, un altro consiglio che posso darvi, se siete degli appassionati, quello comunque di cliccare su tutte le immagini che troverete nei livelli, perché spesso, vi succede qua, perché spesso nasconderanno dei posti segreti dove poter trovare delle power up molto utili per completare i livelli. Vedete che i mostri spawnano all'improvviso. Vediamo, qui c'è una porta, qui c'è una cassa, qui c'è un fucile a pene. Eccoci, un fucile a pompa, che è molto carino, lo sai. Ok, andiamo qui. Tanto è molto più forte questa. Quest'arma. E dicevo, un gioco veramente divertente che consiglio a tutti, perché spesso ci troviamo anche di fronte a dei veri e propri rompicapi da risolvere. Senza pudore entra nei bagni e fa tutti i bisogni. Vediamo il narcisismo di Duke. Vediamo qui su. Oh, buono. Col tasto control potete accovacciarvi. Che cos'è? Secret place. Che schifo, no, via. Ok, munizioni e qui vado, e altri posti. Via.
abbia trovato una perla rossa. Intanto sento altri suoni. E oh, vediamo qui un filmino proiettato in questo cinema molto carino. Giustamente siamo a Los Angeles e c'è un certo tenore di vita a Los Angeles. Intanto boh, torniamo giù. Intanto continuano le esplosioni, i nostri che spawnano anche dove siamo già passati. Proviamo a fare un po' di retromarcia. Intanto si avanza nell'achievement di Steam, che non fanno mai male, insomma. Qui siamo tornati dove eravamo prima, e non si passa. Dove si va adesso? Non ne ho la più pallida idea. Così andiamo per un qui. Ci guardiamo un altro spettacolino. Qui non c'è niente, si è aperto per nulla questo. Basterà. Non aspettiamo la munizione. Qui intanto continuano questi terremoti. Siamo passati. Sì, andiamo a rientrare qui. Questo era un passaggio che ci portava su chiamato. Abbiamo passato per rientrare. Bellissimo. E come vedete ho appena scoperto un luogo segreto senza voler. Vediamo i calendari. Dove andiamo adesso? Non ho la più pallida idea. Si aprono questi, no, orologio, niente, siamo qui, oh, dice, magari, sì, oh, abbiamo scoperto, amici, cos'è, ah, un jetpack, munizioni, ancora specchi, che ci ingannano. E qui dove si va? Ah, dove siamo tornati prima? Vediamo magari si è aperta la porta. No. Un po' proseguiamo. Vediamo dove ci porterà. Non sempre è facile trovare diciamo la via di uscita per questi livelli, anzi spesso è molto complicato. Qui non c'è nulla. Ah, proviamo, no, lì si torna indietro. Lì in alto, lì si può arrivare in alto. Deve esserci un passaggio. Ok, passiamo. Bisogna, procediamo, e qui è dove siamo tornati prima, deve esserci qualcosa che mi sto chiedendo, semplicemente la porta, ma non penso ci interessi. Vediamo un po', allora. Abbiamo tra gli oggetti una carta rossa, ci siamo già stati. Sì, vediamo. Ah, sì, ci sono queste stanze. Ah, forse ho capito. Tornando nel posto, diciamo, la piazza iniziale da cui siamo arrivati, proveremo. Magari ci sarà qualche finestra aperta da qui, è possibile entrare. Ad esempio, il tunnel da cui siamo arrivati, se andiamo qui, va, vediamo. No, se andiamo qui, ci sono delle munizioni intanto.
questa cosa di abbiamo sì, dobbiamo fare così, dobbiamo tornare per quindi giustamente adesso dobbiamo tornare ad aprire il passaggio e vediamo cosa succede. Mi dà l'impressione di essere come scorciatoio. Apriamo un nuovo sipario e possiamo aprirli e vediamo se tramite no, non ci aprirò mai. Non ho avuto idea, ragazzi. Sempre diciamo è così scontato che diciamo che una di quelle caratteristiche che manca ai giochi più recenti. Vediamo. Dicevo, i giochi più recenti spesso hanno diciamo la caratteristica di aiutarti nel procedere in una mappa che spesso ha senso unico, mentre giochi di ruolo, così come altri giochi che azzarderei a dire vecchi, sono cose che non avevano e sinceramente li rendevano decisamente più intriganti e anche piacevoli da giocare. Vediamo. Io ricordo che in
terzo livello si poteva accedere, come vedete lì su in alto c'è un ponte che probabilmente è quello della fine del livello, perché vedete quella luce rossa è quella che caratterizza, scusate, per dislessia, la fine dei livelli, dove possiamo trovare il pulsantone gigante di Deknuk. Intanto lì su vediamo che c'è, ci si può arrivare, lì c'è una corazza. Ah, vedete che stupido, che stupido che sono. Dio quanto sono stupido, veramente stupido. Eppure era un ascensore che... Ah, mannaggia mia. Chiesa. Oh, un ologramma. Il pulsante... Perché non... No, non può essere disattivato. Ah, ecco qui. Abbiamo sbloccato la porta. Oddio, un brutto maiale. Ok, si è sbloccato il gioco. Ok. Sì. Ok, ci siamo. Sì. Ok ragazzi, ci abbiamo messo più tempo di quello che mi aspettassi. Ma l'importante è avercela fatta. Vediamo il tempo, 18 minuti di gioco. Abbiamo ucciso 22 nemici, ne abbiamo lasciati 4, ma non ci interessa. Abbiamo trovato 3 su 5 segreti, e direi veramente niente male. Intanto ragazzi... Ok, sì, la prossima volta faremo questo Red Light District, lo ammazziamo, ma lo riprendiamo la prossima volta. Io intanto vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, e visto che ci siete andate a dare anche un'occhiata alla serie appena iniziata dal mio collega Lord Loren, e ciao a tutti.